L'informazione in 60 secondi sulle indagini in corso che hanno interessato anche il presidente della Commissione regionale trasporti della Campania, Luca Cascone, è intervenuto il presidente De Luca che rispondendo ai giornalisti ha sottolineato l'importanza del lavoro della magistratura che agisce in autonomia ma con tempi celeri. Giovanni Tufano, rappresentante della Lega d'Ischia, lancia un duro attacco contro l'amministrazione comunale per la situazione di degrado di via Traversa Campagnano. Gli orari dei trasporti marittimi e terrestri ad Ischia non tengono conto delle reali esigenze della popolazione scolastica, compresi insegnanti e dirigenti provenienti dalla terraferma. Lo denuncia la dirigente del comprensivo Forio 1, Carmela De Vita. Grande festa della famiglia religiosa della diocesi di Ischia. Sabato scorso, nella chiesa della Madonna della Mercede a Fontana, il seminarista Ivan Aiello ha ricevuto, per mano del vescovo Monsignor Villano, il ministero dell'accolitato alla presenza di sacerdoti, familiari ed amici. Ci vediamo più tardi.